Tra i corridoi di CVRS ho conosciuto la storia di una piccola grande guerriera, Wawa. La sua adopter Cinzia voleva un nome unico, unico come lei. E poi hai un nome stupendo, hai un nome geniale. Oltre. Io mi chiamo Cinzia, quindi Chihuahua. Wawa è stata trovata tanti anni fa in un campo rom. Un'associazione l'ha tratta in salvo, portata in un canile, e poi la vita, casualmente, l'ha fatta arrivare a Cinzia, che ha deciso di prendersi cura di questa piccolina tutta ossa e amore. Wawa era devastata, non camminava ed era malnutrita. Cinzia l'ha letteralmente salvata, facendole fare tutti gli accertamenti e scoprendo insieme ai medici che la leishmaniosi era già in circolo, pur essendo così giovane, probabilmente infettata dalla madre. Da quel momento in poi, Cinzia ha dovuto confrontarsi con diversi pareri medici, ma soprattutto con i momenti di gioia e di sconforto che, inevitabilmente, porta questa malattia terribile. Fortunatamente, da circa un anno, Wawa sta seguendo un protocollo che la sta facendo vivere in maniera più o meno serena. Oggi è qui al CVRS per rifare, a distanza di un anno, un esame piuttosto invadente, il prelievo di midollo osseo, per capire fino a dove la leishmania si è spinta. Io già l'ho fatta l'anno scorso, la dottoressa Rossi non ha avuto neanche bisogno di anestetizzarla. Di solito è talmente invasiva, certo. È stata talmente brava che è riuscita a farla un anno fa. Anche perché... La preoccupazione di Cinzia inoltre al momento è per un'altra malattia, la malattia della zecca. Il sistema immunitario di Wawa è chiaramente indebolito, ed è evidente che sta subendo le conseguenze di una nascita in un ambiente insalubre e poco attento. Ma Wawa non si arrende. È una piccola grande guerriera che affronta la malattia insieme all'amore di Cinzia. Ho altri allora, animali. Ne ho altri due a casa, però come lei... lo devo ammettere, sì. Devo, cioè, diciamo, lei mi è stata regalata in qualche modo. Salvata da un canile, ma mi è stata regalata. Mi ci sono talmente attaccata, non so se è la malattia, se... Esatto, la difficoltà. Non lo so. Lei mi ha proprio rapito. Colpito. Sì, mi ha proprio rapito. Cioè, fa di me tutto quello che vuole. Si vede, proprio, però è bello. Devo dire che non si sente un po'. Osservata. Wawa. Vuoi dire qualcosa, Wawa? Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire? Quello che vorrebbe sicuramente dire Wawa è grazie. Grazie medici per prendervi cura di me con delicatezza e professionalità e grazie Cinzia per tutto l'amore che mi doni.